Gustavo Roll, omaggio a te. Ho conosciuto molte persone e molte erano straordinarie per la loro caratteristica, persone speciali, diverse dalla moltitudine. Ho conosciuto poeti e musicisti, cantori e pittori. Ho conosciuto il materialista e il santo. Ho letto di personaggi strabilianti, con capacità medianiche diversificate, sensitivi e grandi guaritori, vedenti e carismatici. E poi ho conosciuto Roll. Ed ero talmente ignorante e ingenuo che un giorno decisi di telefonargli. Tempo fa la raccontai la storia della mia telefonata a Roll, ed è questa. Ieri sera a voi si era raccontato che era difficilissimo contattare Roll, anche solo telefonicamente. Rispondeva solo quando sentiva di dover rispondere, altrimenti il telefono continuava a squillare senza che nessuno rispondesse. Quando nel lontano 1976 gli ho telefonato, mi ha risposto subito e abbiamo parlato un po'. Siccome in quel periodo stavo facendo ricerca paranormale con un gruppo dedico soprattutto alle sedute spiritiche, ho chiesto a Roll di consigliarmi sulla strada da intraprendere per arricchire la mia conoscenza e coscienza. Fino ad allora non avevo mai sentito la sua voce. Mi parlava come se mi conoscesse, come se fossi un suo vecchio, giovane amico. Per il consiglio che mi diede, mi lasciò alquanto stupefatto. Dalla sua voce sentivo la sua amarezza, la sua delusione nei confronti dell'umanità. Ci salutammo e non lo contattai più, non perché non lo ritenessi un maestro, ma perché il maestro mi aveva risposto in modo definitivo. Non avevo bisogno di chiedergli altro, perché nella sua risposta vi erano tutte le risposte. Il grande Gustavo Roll racchiudeva in sé tutte le facoltà di tutti i medium. Viaggi nel tempo, guarigioni, visione a distanza, diagnosi, artista, poeta, musicista, spiritualista. La sua disponibilità era totale. Gli altri sulla Terra, chi? Altri sulla Terra come Gustavo Roll non ha mai sbagliato. Un amico mi ha regalato il libro Io sono la grondaia. Nelle sue parole una verità oltre la normale comprensione, un linguaggio in codice per potessero capire quelli adatti e non altri. Lo leggo e sento la sua voce che legge con la sua personalità e voce. Lo conosco, so chi è. Credo che oggi non lo riconosceremmo più. Probabile che abbia fatto il balzo e non sia più collegato alla Terra. La sua morte è stata l'esperienza definitiva per condurlo all'illuminazione. Gli mancava la certezza. Non era stupido, sapeva dei poteri della mente, lui li aveva. Sapeva che la sua mente avrebbe potuto fare quello che ha fatto, senza per forza metterci l'aldilà. La prova l'ha avuta
nel momento della morte. Sono onorato di essere fra quelli che gli hanno parlato. Non lo direi per nessun altro. Omaggio a te, Gustavo Rolli.